Le condizioni di salute del Santo Padre, quali sono? Da quello che leggo sono ottime, no? È questo che auguriamo, perché abbiamo bisogno della guida di Francesco in questo momento particolare della storia. Eminenza, cos'è il sinodo e verso a che cosa servirà soprattutto alla Chiesa? Allora, il sinodo che stiamo celebrando, perché l'istituzione del sinodo è un'istituzione antica nella Chiesa, ma in questo sinodo che stiamo celebrando il tema è per una Chiesa sinodale, declinata in comunione, partecipazione e missione. Alla sua domanda ho tante risposte da farle, ma posso sintetizzare così, che è un invito a diventare una chiesa sempre più spirituale, perché il protagonista del cammino sinodale è lo Spirito Santo. Allora, un invito alla chiesa per diventare più sinodale vuol dire una chiesa che fa spazio allo Spirito Santo, lo Spirito Santo che agisce in tutti i battezzati, non soltanto in una sezione del popolo di Dio. E poi tutto questo per una finalità precisa, per l'evangelizzazione. Se il Santo Padre sta facendo questo appello in modo che tutto il popolo di Dio riesce a camminare insieme, ma camminiamo per annunziare la buona novella, comunicare Gesù al mondo di oggi. In questi mesi e in questi anni la Chiesa verso dove si sta dirigendo, secondo lei? Verso una conversione spirituale, una conversione ecclesiologica, una conversione sinodale. Tutti siamo chiamati a metterci in questa conversione per il bene di tutti. Le condizioni di salute del Santo Padre, quali sono? Da quello che leggo sono ottime, no? È questo che auguriamo, perché abbiamo bisogno della guida di Francesco in questo momento particolare della storia.